schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricordati di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi ragazzi per duplicare più auto insieme. Allora, per fare questo glitch avete bisogno di un amico che vi aiuterà solamente in parte e poi potrà anche uscire dalla sessione. La sessione dovrà essere solo a inviti per non avere rotture di coglioni, anche perché se lo fate in pubblica l'auto, se sale qualcuno nel centro operativo mobile, vi scompare. Dovrete essere CEO e il vostro amico che vi sta aiutando dovrà stare nello stesso CEO con voi. In seguito vi andrò a spiegare perché. Allora ragazzi, per fare questo glitch è il solito glitch del L2, però io lo faccio in maniera diversa ragazzi. Premo in basso la freccia, la tengo premuta, poi premo il tasto option e appena appena poco l'L2 ragazzi, e rilascio poi la freccia, il tasto option, e tengo premuto un pochino l'L2. A questo punto ragazzi, quando siete convinti che ci sia la duplicazione, dite al vostro amico di entrare nel vostro centro operativo mobile ragazzi. E anche perché se lui entrerà nel centro operativo mobile e la duplicazione è avvenuta, e non ci saranno problemi. Allora ragazzi, la duplicazione può avvenire in due modi: o le auto sono una sull'altra, oppure il vostro amico potrà vedere solamente lo sportello aperto, però in quel caso la duplicazione sarà avvenuta comunque, quindi non dovete preoccuparvi ragazzi. Questo metodo lo stavo provando oggi per farlo da soli, diciamo in sessione privata, in maniera tale che non ci siano rotture di cazzo, anche perché come ho detto, se lo fate in pubblica e qualcuno magari sta così cazzeggiando in pubblica, sale sul suo com, a voi l'auto vi scompare ragazzi. Ecco perché ultimamente non stava funzionando. Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Dovete diventare presidenti, lasciate il CEO, diventate presidenti e richiedete un oppressor ragazzi. Non ve la porterà subito, quindi automaticamente dopo che non vi porta l'oppressora, andate a richiedere l'auto che sta dentro al centro operativo mobile ragazzi. Il passo è abbastanza semplice, quindi andate a richiedere l'auto che si trova nel centro operativo mobile e una volta che l'avete richiesta la mettete in garage, possibilmente in un garage che abbia un posto vuoto. Io quindi in questo caso la rimetto nel garage da dove l'ho presa inizialmente prima di fare il glitch, quindi il primo garage ragazzi. Andiamo a vedere i passi successivi ragazzi. Questo video dura un pochino ragazzi, però secondo me vale la pena. Spero che apprezziate lo sforzo e che lasciate un bel like, perché credo che sia meritato per questo video un like. Quindi passiamo al passo successivo ragazzi. Usciamo dal garage e prendiamo il nostro centro operativo mobile ragazzi. Questo glitch l'avete visto già in questa metodologia dei glitch, l'avevate già visto, però ultimamente non stava funzionando. Fatto in questa maniera, come lo sto facendo io, con l'aiuto dell'amico che va a controllare, funziona abbastanza bene. Allora, potete farlo anche in maniera diversa con le faggio, però io mi trovo meglio a farlo così ragazzi. Portate il centro operativo mobile vicino da Simeon, davanti all'autosalone di Simeon, e lo lasciate qui ragazzi. E poi io adesso mi pio sto tram qui, sto bus per ritornare in garage, e passiamo al resto del glitch ragazzi. Quindi una volta che abbiamo lasciato il centro operativo lì dove avete visto voi, torniamo in garage. In questo caso ragazzi, io ho già predistrutto anticipatamente 10 LG che stavano in questo garage dove sto entrando io. Ovviamente poi ve la aggiustate voi ragazzi, vedete che questo garage è vuoto,
io qui avevo 10 LG che ho distrutto prima per poter fare il glitch. Vado al televisore, ragazzi, e faccio il bug del televisore. Quindi andrò a cercare in pratica, diciamo con la freccia, con l'analogico, scusate, di guardare il mio compagno, in questo caso la mia ragazza che sta in sessione con me, e che saluto, ciao bella. E niente ragazzi, insomma, a questo punto il vostro compagno che cosa dovrà fare? Cercare una macchina e dovrà stare pronto per voi per quando uscirete dal garage. Quindi voi continuate ad osservare un pochino il vostro compagno, come vedete io vi sto facendo vedere quello che farà il vostro compagno. Quindi andrà a rubare un'auto mentre noi siamo qui a guardare il televisore. Questo ci servirà anche per capire, no? Per capire quando è pronto il tutto, e si metterà comunque bello e pronto nella rampa del garage ad aspettare voi ragazzi qui. Quindi a questo punto, dopo essere stati un pochino nel televisore a guardare il vostro amico, uscite dalla schermata del televisore, uscite ovviamente con l'analogico verso destra ragazzi, dovete tornare al televisore. Quindi a questo punto che cosa dovete fare ragazzi? Spero che lo conosciate tutti sto bug. Andate in casuale, fate gioca attività, fate da soli, e non appena carica il countdown, appena vedete in basso a destra che sta caricando qualcosa, premete subito freccia due volte destra. Quando vi state alzando nelle nuvole, premete subito l'analogico verso sinistra ragazzi, quindi vi riporterà a guardare il vostro amico, e rimanete per una ventina di secondi con questa schermata ragazzi. È fondamentale che facciate questo passo, quindi mi raccomando, fate bene attenzione quando fate questo passo, perché alcune volte vi potrà sbattere in un'altra sessione, oppure potrete sentire cose in un'altra sessione. A me per esempio qui io sentivo uno che ascoltava musica giamaicana sotto, però stavo nella mia sessione, perché comunque si bugga parecchio. Quindi come vedete io non ho radar, non ho minimappa, non ho nulla, e vado di corsa verso la macchina che comunque mi porterà direttamente qui ragazzi. Ci dobbiamo sbrigare a fare questo passaggio perché abbiamo, non dico pochissimo tempo, però non abbiamo molto tempo per fare questo passaggio. Quindi entriamo nel centro operativo mobile. Se il pallino non compare ragazzi, fate avvicinare un pochino il vostro amico al centro operativo mobile in maniera tale che il pallino compare, però entrate da soli nel centro operativo mobile. Una volta che siete nel centro operativo mobile, dovete semplicemente andare nello slot 2 e comprare l'officina con l'armeria ragazzi, mi raccomando, comprate officina con armeria in maniera molto rapida, più svelti che potete insomma, e vi ritroverete nella vostra officina con l'auto. Come vedete il bug si è fatto, questo è il messaggio che vi arriva. In pratica se voi non ve sbrigate, vi arriva sto messaggio e vi salta il bug e vi ritorna la minimappa e non potrete comprare il tutto. A questo punto, quando siete dentro l'officina con l'armeria, basterà chiamare Morse Mutual e richiedere un veicolo ragazzi, richiederete un veicolo. Qui il vostro amico potrà anche lasciare la sessione perché non vi servirà più. Quindi una volta richiesto il veicolo, che cosa fate ragazzi? Entrate nell'auto, fate un cambio targa, cambiate un colore, cambiate la targa, cambiate quello che cazzo vi pare insomma. Dopodiché andate alle torrette ragazzi e distruggete l'auto che è a Morse Mutual. Per questo io dico di mettervi in questa posizione. Vedete di proprio il zozzo che magari ve la mette dall'altro lato, però a me sinceramente non è successo. Distruggete l'auto e tornate immediatamente al di qua insomma, e chiamate un'altra volta un'auto da Morse Mutual, richiedete un'altra auto e rifate lo stesso giochino con la targa ragazzi. È abbastanza semplice come passaggio.
una volta che avete richiesto l'auto, come vedete io risalgo sull'auto, faccio un cambio targa, cambio il colore o la targa, quello che sia, e poi andrò a sparare nuovamente con la torretta. Ragazzi, non vi faccio vedere tutte le auto perché il video durava la bellezza di 27 minuti, ragazzi, era molto 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 lungo, però comunque dopo andremo a vedere a fine del video tutte le auto come le ho duplicate. Quindi un breve taglio, ragazzi, e andremo, come vedete qui in lista ci sono, diciamo, tutte le Sultan che io ho duplicato, andremo a fare le ultime auto, ragazzi. Quindi facciamo il solito cambio targa, una volta fatto il cambio targa, ragazzi, non ci resta che andare a distruggere quest'auto e abbiamo finito il nostro garage, ragazzi. Però vi faccio vedere una cosa, perché io ho lasciato di proposito un'auto che me la ritrovo in garage, adesso la ritroveremo in garage, una LG RH8, ragazzi. Quindi distruggiamo questa e poi andiamo in garage, ragazzi. Come ho detto, scusate i piccoli tagli, però purtroppo il video era veramente lungo, non potevo portare un video di 27 minuti perché sennò veramente mi menavate, insomma. Poi è meglio fare una live allora a sto punto. Oddio, pure 15 minuti sono tanti, però magari rispetto a 27, a questo punto, ragazzi, me frego un'auto, me ne vado in garage e qui andremo a richiedere tutte le nostre auto, quelle che abbiamo comunque distrutto fino ad ora. Entriamo nel secondo garage, che era quello che io avevo vuoto ed è ancora tuttora vuoto, ragazzi. Quindi vado a fare una richiesta, quella lì inizialmente l'ho richiesta, quindi adesso compariranno 9 Sultan, ragazzi. Vado a richiedere il tutto, vedete le Sultan. Ho lasciato questa, ragazzi, per farvi vedere una cosa. Allora, se voi per esempio magari finite le auto Morse Mutual, oppure volete liberare qualche altro garage, oppure volete fare altri cazzi, lo potete fare. Quindi io adesso per esempio, mettete che avevo dimenticato questa, o mettete che avevo un altro garage da riempire, prendo, distruggo questa auto, o magari altre 10 se avevo l'esigenza di distruggerne altre 10, chiamo la oppressor, ragazzi, e rientro nel centro operativo mobile. Mi raccomando, ragazzi, rientrate nel centro operativo mobile con un veicolo che può entrare nell'officina, quale l'oppressor, la PC, la Dune, qualunque altra cazzo di cosa, però l'importante è che possa entrare nel centro operativo mobile. Ovviamente siete NC, io lo faccio con l'oppressor per questo motivo qui, siete presidenti e rimandate l'oppressor, e fate bene attenzione a rimandare l'oppressor, perché potete, se non la rimandate e ritargate l'auto, potrete perdere l'oppressor. Quindi fate bene attenzione. A questo punto, ragazzi, non mi rimane che chiamare Morse Mutual . Vado a ritargare l'auto e automaticamente avrò anche la mia decima auto nel garage, ragazzi. Metto un altro tipo di targa, andiamo a distruggere l'auto che è comparsa a Morse Mutual e il gioco è fatto, ragazzi. Ho voluto fare questa piccola variante per farvi vedere che se volete continuare il glitch da soli senza necessità del vostro amico e non volete che, diciamo, il centro operativo si sbagga, diciamo così, potrete farlo tranquillamente. L'importante è che ad ogni passaggio che voi fate, cioè ogni volta che voi rientriate nel centro operativo mobile, dovete avere un veicolo che possa entrare nell'officina del centro operativo mobile, in questo caso l'oppressor. È facile da chiamare, guarda sti figli di puttana, è facile da chiamare, è facile da rimandare in deposito e tutto il resto, ragazzi.
Quindi spero che questo mio, diciamo, lavoro vi sia piaciuto, che questo mio glitch vi piaccia e che lo apprezziate. Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. Don't try this yourself. It's extremely dangerous.